Rieccoci in studio, adesso ci occupiamo di calcio, ci occupiamo del calcio Catania in particolare. Le pratiche burocratiche di fatto sono state ultimate e il club è pronto a iscriversi al campionato di Lega Pro. Tutto questo avverrà nelle prossime ore ormai. 24 ore prima della scadenza del termine, il Catania ha tagliato il primo traguardo, quello dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Dopo il ritiro da parte del Tribunale dell'istanza di fallimento, la società adesso può lavorare in maniera più spedita, uscendo dal concordato, cosa che avverrà a breve, e nominando il nuovo consiglio d'amministrazione, previsto entro fine mese. Serve adesso la risposta della città, come ha chiesto ieri a Speciale Corner Gaetano Nicolosi, maggiore azionista di Sigi, è destinata ad essere il nuovo presidente del calcio Catania. Non abbiamo delle strategie se non quelle per il momento di salvare il Catania, cosa che è avvenuta, salvare la matricola, cosa che è avvenuta, iscrivere il Catania, che avverrà domani, e poi aprire, come era il progetto iniziale, come anch'io sono salito a bordo su questo progetto con un azionariato diffuso, e dare il calcio Catania alla città. Vi posso anticipare che nella sede d'oro del Crifo abbiamo iniziato dei processi di immagine che porteranno, daranno già l'immagine che la squadra del calcio Catania è della città. Quindi il nostro desiderio è quello che noi facciamo, non dico un passo indietro, ma rivediamo le nostre posizioni. Adesso abbiamo messo la faccia per salvare la città, ce l'abbiamo fatta, non abbiamo fatto nessun comunicato stampa, nulla che ci portasse dei vantaggi personali, ma adesso vorremmo che la città facesse la sua parte. Da oggi si possono mettere le basi per la costruzione della nuova squadra, a cominciare dalla guida tecnica, e le idee sono chiare, tanto che Maurizio Pellegrino avrebbe già fatto la sua scelta, Peppe Raffaele. Crediamo proprio di sì. Pellegrino, il direttore generale, fa le dovute scelte, ha scelto questa figura e credo che speriamo che vada bene per tutti. Un tecnico siciliano per il Catania, come quando c'era Pellegrino nella promozione dalla C alla B, come quando c'era Marino in quella dalla B alla A.